Ciao, oggi facciamo un allenamento di 5 minuti sulla concentrazione. Sempre 5 minuti, un AMRAP, as many repetition as possible, quindi più esercizi possibili nell'arco di questi 5 minuti. Sono esercizi che lavoreranno sulla respirazione, che lavoreranno sulla resistenza, quindi rimanere in una posizione per più tempo possibile, sulla forza, ma soprattutto sulla consapevolezza corporea. Quindi in ogni esercizio che faremo oggi cercheremo di concentrarci il più possibile sul corpo, nella posizione in cui rimarremo, ok? Fatene insieme a me. 5 minuti, quindi mettiamo l'orologio. Avvio, 5 minuti. Il primo esercizio è questo. Addominali, gambe tese, posizione in equilibrio, mani in questo mudra. Inspiriamo per 20 secondi, e quindi 20 respirazioni, tenendo concentrato e fermo e teso il nostro corpo. Ok, seconda posizione, Navasana, in questo modo, sempre corpo fermo e teso per 20 respirazioni, sempre dalla pancia. Ok, terza posizione, mi raccomando fate sempre anche un riscaldamento prima di questi esercizi, cosa che io ho fatto, e rispettate i vostri limiti. 20 respirazioni, posizione di plank. Ok, 20 respirazioni, molto lente, in cui contatto i miei piedi. Le mie gambe. Cinque respirazioni in una gamba. E 5 respirazioni nell'altra. Poi riprendiamo il nostro esercizio. Quindi di nuovo questo. Cambio posizione, Navasana, posso guardare anche dritto davanti a me come se scoccassi una freccia. Ok, 20 respirazioni nella posizione di plank. Ok. Faccio 10 respirazioni molto lente in cui contatto tutti i miei muscoli della testa, soprattutto i temporali e i suboccipitali. Bastano anche 5 respirazioni. Riprendo il mio ciclo di esercizi, sempre con questo mudra.
Ok, Navasana. Penso al centro del mio corpo. Mi concentro sul corpo. Ok. Plank. Il tempo è scaduto, ma finisco il giro. Ok, finisco e chiudo, interrompo la sveglia con 5 respirazioni muovendo tutti i muscoli orbitali. Vado nei temporali e nei subocipitali. Benissimo. Allora, questi esercizi li potete fare tutte le volte che dovete concentrarvi, dovete essere precisi, fermi in un obiettivo e avete pochissimo tempo. Potete ripetere questa sequenza di 5 minuti per 3 volte e sarà già un allenamento completo. Trovate tutto questo anche in alcuni protocolli che io metterò sotto forma di abbonamento sul sito web e mi raccomando, rispettate il vostro limite. Ciao!